Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Per chi ancora non mi conoscesse, io sono Marco, sono uno studente di medicina al quinto anno all'Università di Padova. Oggi voglio spiegarvi un po' la mia opinione sul prossimo test di medicina, che sarà in modalità TOLC, come sapete benissimo. Andremo quindi a vedere tutte quante le novità di quest'anno e poi farò un commento per ognuna, quindi andrò a dire se sono d'accordo o meno con ogni novità. Prima di cominciare però voglio ricordarvi che se ancora non mi seguite su Instagram trovate il link qua sotto in descrizione, così potete seguirmi giornalmente su quello che faccio e su quello che pubblico. Adesso direi di partire subito col video. Allora ragazzi, ho stampato qua il decreto ufficiale che è uscito praticamente pochi giorni fa, quindi a fine settembre. State con me veramente fino alla fine perché ci saranno novità su ogni campo, quindi sia sulle materie, sia sulle domande, sia sul punteggio, che è veramente impossibile da calcolare autonomamente. Quindi poi cercherò di spiegarvi nella maniera più facile possibile come verrà calcolato. E poi insomma in generale andremo a vedere tutti quanti i punti essenziali. Partiamo quindi dal primo punto che è la data del test, che non si sa ancora perfettamente, però si sa sicuramente che ci saranno due date per il 2023, quindi una ad aprile e una a luglio. In realtà verranno messe a disposizione diversi giorni per le università dove si sceglie appunto di eseguire il test, perché essendo fatto semplicemente a computer e tutti dovranno farlo quindi a computer, probabilmente non bastano le postazioni, quindi verrà fatto magari in più turni, che possono essere ad esempio due alla mattina e una al pomeriggio, come è stato specificato nel decreto, oppure anche in diversi giorni magari. Ad ogni modo, quello che è certo è che ci saranno almeno due sessioni possibili a cui si può iscrivere da quando? Dal quarto superiore, quindi anche se siete adesso in quarto superiore potete fare il test per ben due volte, una aprile e una luglio. Ovviamente se siete in quinta potete farlo anche voi due volte, anche se avete già un diploma di scuola superiore, quindi anche se siete già diplomati o laureati potete comunque fare il test due volte. Una volta fatto il test, altra novità è quella che bisognerà presentare una domanda di inserimento in graduatoria, quindi praticamente scegliete qual è il punteggio migliore tra i due, ovviamente quello più alto molto probabilmente, e domandate appunto di essere iscritti alla graduatoria. Questo penso sarà specificato più avanti come si farà, comunque sarà una cosa molto semplice probabilmente. Per quanto riguarda invece i posti disponibili, non si sa ancora se saranno più o meno dell'anno scorso, quindi è specificato semplicemente che sarà pubblicato un decreto più avanti per definire appunto il numero dei posti. Per quanto riguarda invece il punteggio minimo, sapete bene che quest'anno era di 20 punti per essere ammessi alla graduatoria, invece dal prossimo anno, quindi dal 2023, sarà di 10 punti. Quindi se fate meno di 10 punti non potete essere nemmeno ammessi alla graduatoria. Per quanto riguarda invece i residenti fuori dall'UE, basterà fare più di 0 punti, quindi praticamente sono quasi automaticamente ammessi alla graduatoria. Ma visto che stiamo parlando di punteggi, parliamo anche di come verrà calcolato il punteggio quest'anno, che è una delle novità veramente maggiori. Allora, innanzitutto si parte dai punti generali, quindi un punto per ogni risposta esatta, meno 0,25 per ogni risposta errata e 0 per ogni risposta non data. E qua abbiamo la base. Successivamente l'equalizzazione viene fatta come? Viene fatta attraverso il calcolo della difficoltà di ogni quiz. Quindi, essendoci comunque dei quesiti diversi, bisogna andare a pareggiare, diciamo, il punteggio che fa una persona rispetto agli altri candidati per rendere tutto più uniformato, okay? Perché ci saranno dei quesiti più difficili e più facili, anche perché insomma saranno praticamente sempre diversi, dato che comunque saranno somministrate in tempi diversi, queste prove non possono essere uguali, ad esempio, ad aprile e a luglio, perché altrimenti uno sa già i quesiti e quindi prende 50 su 50. Quindi si va a valutare quanti che hanno avuto la vostra stessa domanda hanno sbagliato, quanti hanno dato una risposta esatta. Ok, in base a questo ci sarà un coefficiente di facilità che può andare da meno 0,25 se tutti l'hanno sbagliata, oppure a 1 se tutti l'hanno fatta giusta, ok? E ovviamente tutti quanti i punteggi intermedi che possono essere 0,5, 0,3, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso andiamo a vedere cosa si fa con questo coefficiente di facilità. Una volta fatto quindi il coefficiente di facilità per ogni singola domanda, si andranno a sommare tutti quanti insieme, ottenendo appunto il coefficiente di facilità totale. A questo punto, come si calcola il coefficiente di equalizzazione? Si va a fare il punteggio della prova, quindi 50 su 50, meno i coefficienti di facilità totale. Quindi praticamente, se mettiamo che il coefficiente di facilità totale è 20, 50 più e 50 meno 20 sarà 30, quindi questo punteggio qua è il coefficiente di equalizzazione. Adesso vediamo cosa andremo a fare con questo punteggio qua. Per assurdo, facciamo un esempio per assurdo, se tutti dovessero sbagliare tutte le domande che vi sono capitate a voi, il coefficiente sarebbe meno 12,5, perché 50 per 0,25 fa 12,5, 50 meno 12,5 farebbe più 62,5, quindi il coefficiente di facilità sarà 62,5, quindi in totale diciamo che il coefficiente di equalizzazione potrebbe andare da 0 a 62,5. Comunque sono casi estremi che non succederanno mai. Mettiamo che può andare, ad esempio, non so, da 10 a 50, così a spanne. Anche se effettivamente potrebbe andare da 0 a 62,5. Comunque, lasciando perdere questa cosa, come si calcola il punteggio finale vostro? Si fa il punteggio come abbiamo calcolato prima, quindi 1 per ogni domanda esatta, eccetera, eccetera, eccetera. Mettiamo che avete fatto 30 su 50, più il coefficiente di equalizzazione, che può andare appunto da 0 a 62,5. Quindi mettiamo che alla fine avrete un 30 più 20, 50 punti su tot x, che non si sa in realtà quanto è il massimo, dovrebbe essere 112,5, ma appunto, come abbiamo appena detto, sarà praticamente impossibile arrivarci. Ok, quindi il punteggio finale abbiamo capito che sarà dato dalla vostra bravura a rispondere alle domande, più il coefficiente di equalizzazione, che appunto viene calcolato per
diciamo, pareggiare la difficoltà delle domande che vi sono capitate. Quindi questa cosa secondo me è anche positiva, nel senso che sarà un po' intricata, però comunque permette di eguagliare un po' i vari quesiti, ok? La cosa estremamente negativa però è che appunto, essendo tutte quante domande diverse, non sai cosa ti può capitare, non sai cosa può capitare al tuo compagno di banco, quindi sarà sicuramente molto poco oggettiva questa prova, quindi il test di quest'anno. Cosa che a me dà molto fastidio perché è la stessa cosa che capita negli esami orali, dove te fanno una domanda, all'altro ne fanno un'altra, magari tu sapevi quella dell'altro, prendi 30 lode, invece la domanda che hanno fatto a te non la sapevi, quindi prendi 18. E quindi è una cosa che ti penalizza un sacco. Per cui, ok, che si verrà a equalizzare il punteggio, però non vuol dire niente, cioè, nel senso, comunque il fatto che siano tutte diverse le prove, o comunque parzialmente diverse, a me dà molto fastidio personalmente. Quindi, ripeto, questa è la mia opinione, perché non è più un test oggettivo uguale per tutti. Possiamo essere d'accordo o meno, non lo so. Magari scrivetemi con un commento se siete d'accordo, però sinceramente io non la trovo una cosa giusta. Sinceramente. Si poteva fare in altre maniere, si poteva anche tenere come era il test quest'anno, e invece no, ho deciso di cambiare questa cosa, farlo a computer, quindi va bene, vediamo come va quest'anno e poi in base a questo penso che decideranno se continuare così o meno. Prima di continuare col video, ragazzi, vi ricordo che se vi servono i libri per il test di medicina, li potete trovare tutti quanti in sconto del 10%, qua al link che vi lascio in descrizione di Libreria Universo. Basta semplicemente cercare il libro che vi serve, quindi Art Quiz, Alpha Test, Edit Test, eccetera, 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 e lo trovate già scontato, non serve mettere nessun codice sconto perché sono stati tutti quanti a prezzo scontato, quindi veramente facilissimo, se vi interessa risparmiare qualcosa e prepararvi per il test, quindi potete acquistare da questo link e sostenete anche il canale. Parliamo adesso invece delle varie materie che ci sono, se sono cambiate rispetto all'anno scorso, che programmi ci sono, se sono diversi, e quindi partiamo subito con comprensione del testo e conoscenze acquisite negli studi. Allora, in questo caso sono 7 domande, praticamente il programma è uguale all'anno scorso, quindi direi di non spendersi altro tempo e passare subito a biologia. Biologia sono 15 quesiti, quindi un po' meno rispetto all'anno scorso. Ad ogni modo ci sono praticamente gli stessi argomenti, tranne hanno aggiunto ecologia, catene trofiche e interazioni bioetiche. Questo è quanto. Per quanto riguarda invece chimica e fisica sono state messe insieme, quindi sono 15 quesiti totali. E per quanto riguarda fisica hanno aggiunto le forze elettromotrici, i magneti permanenti, l'ottica, la microscopia e lo spettro della radiazione elettromagnetica. Quindi hanno aggiunto un po' di roba, diciamo. Per quanto riguarda invece chimica, hanno aggiunto la trasformazione chimica nella vita quotidiana, la corretta lettura delle etichette dei prodotti commerciali, ci sta, molto attuale questa cosa, e tematiche ambientali, anche questa molto molto attuale. Per quanto riguarda invece matematica, ragionamento logico, sono 13 quesiti totali, c'è praticamente più statistica e calcolo combinatorio, e inoltre ci sarà anche più geometria. Questo, diciamo, è la variazione di quest'anno. Però c'è un'altra importante novità, ovvero quella che ci saranno dei minuti specifici per ogni materia, cioè non ci sarà più il totale di 100 minuti per tutta la prova, ma ci saranno un tot di minuti dedicati a ogni materia. Cosa vuol dire questo? Che per biologia ci saranno 25 minuti, per comprensione del testo 15 minuti, per chimica e fisica 25 minuti e per matematica e ragionamento logico altri 25 minuti. Totale quindi della prova sarà massimo 90 minuti. Quindi cosa ne penso di queste variazioni sulle varie materie, sui vari minuti disponibili per il test? Allora, sinceramente non è che mi cambia molto, nel senso che comunque, ok, è un po' più limitante il fatto di avere dei minuti specifici per singola materia, perché comunque poi non puoi tornare indietro a rivedere, perché una volta che scadono basta, non puoi più cambiare le domande. Però insomma è una cosa veramente molto lieve che basta abituarsi un attimo e poi si è a posto. Il problema sarà quello di come fare ad allenarsi, perché comunque non ci sono stati mai dei test simili in medicina e quindi bisognerà un attimo, non so, crearsi delle simulazioni, questo più che altro mi viene in mente. Per quanto riguarda invece le novità dei programmi, vabbè, sostanzialmente sono per il 90% identici all'anno scorso, quindi non c'è moltissimo da dire, tranne che hanno aggiunto queste cose qua di chimica più che altro che comunque sono un po' più attuali, quindi sinceramente vanno anche bene. E basta per il resto, insomma, novità come avete visto ce ne sono veramente tantissime, quindi fatemi sapere con un commento subito cosa ne pensate, se avete altre domande, se mi sono spiegato bene, perché potrebbe essere anche di no. E tra l'altro una cosa importantissima, io ho fatto praticamente già 10-15 video appositi su come affrontare i test di medicina, quindi vi lascio magari qua una playlist con tutti quanti i video che ho realizzato negli ultimi 2 anni, dove trovate consigli su matematica, fisica, biologia, chimica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se vi interessa vi lascio qua tutte quante le playlist. Magari fateci un salto che sono molto molto interessanti. E poi, come sapete bene, insomma, su Instagram mi trovate sempre, quindi se volete farmi qualche domanda più specifica, il link è in descrizione e questo è quanto. Commento generale finale del test, niente, posso semplicemente dirvi che magari più avanti farò dei video specifici dove spiego magari come affronterei io la preparazione, o meglio, fatemi sapere anche voi se è una cosa che può interessarvi, quindi come organizzarsi da qui, quindi da ottobre-novembre fino al giorno del test, quindi aprile oppure eventualmente luglio. E basta, perché adesso il video veramente sta durando tantissimo, quindi penso di fermarmi qua. Non parlerò quindi di come preparare ogni singola materia, se no sarebbe troppo lungo. Commento finale, direi che niente, bisogna semplicemente andare avanti e pensare a quello che è adesso il test e non pensare al passato. Facciamo finta che sia sempre stato così, anche se non è così, però altrimenti ci arrabbiamo inutilmente, quindi tanto vale pensare al presente e organizzarsi al meglio.
e basta, poi vi auguro una buona preparazione e per tutto il resto, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.